Rischia vuole saltare in carne. La prima. L'identità italiana si connette per quanto possibile e come possibile anche alla cittadinanza, ma la cittadinanza è un luogo scontato. Dalla cittadinanza deriva anche, non dico il primo, ma uno dei diritti più importanti, che è quello al voto. E quindi sono queste cose, vi devo dire, che non solo e ciò che appena la mia residenza parlamentare ho ritenuto di fare dopo con due distinti disegni di legge che in qualche modo sono inizialmente connessi, uno che mette male sul sistema della cittadinanza, l'altro sul sistema del poi. Sono due cose intimamente connesse, ma che ripenso ai quali voglio cercare di essere chiaro e anche illustrato e spiegare che cosa penso. Non ritengo assolutamente di avere il Vangelo di Paolo. Ora più si oricano altri che mi spiegano sempre di danno perché se sei sufficientemente intelligente, democratico, liberista, non ho avuto la presunzione, non è interesso, però vi dico. La cittadinanza non è privata al massimo. Quello che il nome il mio genere e costa di due articoli cercato di mettere giù o due prints in primo. Mi ricordo una cosa su cui tra l'altro più o meno tutti dell'Università Stipora uguale uguale durante il disegno di legge di per esempio di Zaffoppe, che è quello che riguarda la famosa questione di naturalezza. Voi li conoscete bene, ma in breve ci sono tanti figli di italiani, con gente che ha è stata costretta a usarsi per la cittadinanza per poter lavorare all'estero, tutti i paesi che non riconoscevano prima in di cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Sono italiani viventi che si sentono italiani, che sono nati in Italia oppure sono figli di genitori italiani perché parlano italiano, sanno dove vengono, hanno una connessione di cuore, di sentimento, di spiritualità, di lingua, di cultura, di conoscenza, per cui sono italiani e non sono vitaminati. Quindi, posto che la cittadinanza è regolata dal 1992, una cosa banalissima che si dice da parecchio tempo è che si deve riaprire la finestra per la quale i cosiddetti naturalizzati hanno il diritto di tornare in Italia. E su questo siamo articoli accolti. L'altro articolo, invece, sul quale alcuni sono stato metaforicamente fucilato, all'estero, con tanto di campagne che spiegava quanto fossi cattivo perché voglio togliere agli italiani di essere italiani, e invece io voglio prendere gli italiani e ritenere tanti. E anche un sintomo. La compravendita vera e propria di passaporti italiani che avvengono dappertutto e non sapete meglio. Ci sono cose che fanno schifo a vederle, che girano addirittura sui giornali, su inserzioni, su internet. C'è Barbie che ti vende la cittadinanza italiana, c'è il Black Friday nelle cittadinanze, ma che non lo sapete. E qualcuno mi dice che sono uno che aggredisce il diritto ad essere italiano. No, essere italiano è un'altra cosa. Non è prendere un passaporto per andare in giro del mondo. E allora, su questo io vorrei che ci fosse chiarezza estrema. E quindi ho scritto cose banali. Una, da una parte, le fanno tutti i paesi del mondo, tra l'altro. Tu sei italiano se ti senti da quindi conosci la tua storia. E quindi conosci la tua lingua, anche se. Non posso scoprire un amo di sei generazioni fa. Spesso magari sulla base di documenti falsificati. E spesso non posso riempire alcuni comuni adesso che non hanno più mani e braccia e cervelli e occhi per lavorare, sono piccoli comuni, ragazzi. Why? Di 300 persone effettive che scoprono all'improvviso 2000 persone che sarebbero loro cittadini. Ma vogliamo negare questo avviene? Quando il primo fatto di diciamo connesso alla cittadinanza è per esempio quello dell'espressione voto. Io sono uno che sostiene il diritto di votare nell'Italia. Ma quando la legge, poi con il Polo Sanario, che mi voleva tanto bene, e che diceva porteremo al Parlamento la crema dell'italianità nel mondo, ma poi mi dedico anche a questo. Non sempre è arrivata a crema, è andata pure a volte, siamo già arrivati. Bene.
Si è fermato questo, ma quando quella legge partì, fu approvata 20 anni fa, io sono andato a vedermi, per esempio, qual era il corpo, quanti erano gli italiani nel mondo di allora, che poi davano, che poi erano. Allora, gli iscritti all'AIR, quando si votò nel 2006, gli iscritti all'AIR erano 3.600.000. Quindi, oggi abbiamo ulteriori 4 milioni rispetto a... Ma senti, volete dirmi che sono immigrati 4 milioni di italiani? Stiamo. No. E l'Istat si dice che la media nell'ultimo ventennio è stato di 71.000 italiani immigrati all'anno, circa 1.4 milioni. Poi diciamo che questa sia una stima di basso, ancora di più, sono 2 milioni, anzi 2 e vada. Questi 2 milioni sono italiani che si sentono italianissimi, che hanno il suo bello, che hanno il suo aperto il cuore, gli sguardi. No. Troppi sono quelli che hanno comprato il passaporto, a cui è stato venduto, a cui è stato regalato. E questo non va bene. Sì. E questo non va bene. E lo sapete, non dicono le parole in italiano. Parlano di un di sei generazioni fa, ma se dici invece che sulla carta giornata che doveva essere un paese, non lo sa. Volete dirmi? No, non credo, non lo so. E parliamo anche del voto. Non a caso, sia il sottosegretario sia il ministro hanno detto, il sottosegretario soprattutto ha messo accento su questo, ci sono in corso, è vero, ieri al Senato abbiamo votato, per esempio, in prima lettura al Senato, voi sapete, una modifica di rango costituzionale, bisogna di due letture dei stati premesi, di affarmi di tranne il Parlamento, abbiamo votato la modifica culturale, la modifica costituzionale che vorrebbe introdurre il premierato, vedremo come fare, non si sente poi come il Parlamento tra un po' di mesi si troverà in fuoco questo testo approvato, si approva velocemente al riferendo, o l'arsi che è un bastonato in questa occasione, vuol dire che è basta, non lo so, vediamo come finisce. Beh, tutto ciò detto, se davvero arrivassimo alla prossima, quindi alla fine di questa legislatura e a scadenza la prossima volta, voteremo il premier direttamente. Votare il premier direttamente vuol dire che ogni cittadino italiano, quindi uno, vota quel premier. E allora, parliamo sì, per avere chiaramente come funziona il sistema di voto adesso. 20 anni fa, quando è nato, non c'erano altre risorse, non c'erano altre, nessuno poteva inventare qualcosa di differente da questo strano sistema per corrispondenza, che è diventata una truffa realizzata, come tutti sapete. Per come si apporta, per esempio? Una truffa legalizzata con gente che si stampa le schede al sole, con gente che si compra i portini, con altri che si vendono i voti. Allora potrei dire, vabbè, posso fare finta di non accorgere quando all'epoca su una Camera dei Deputati 630 erano odici, poi da 438, da 315, da 200, altre da qualche cosa. Quando uno sarà uno, io, come dire, pongo il problema, qualunque premier fosse, non dottor, chiunque si è candidato mai, può essere alla fine decisivo per eleggere un premier chi vota in maniera falsificata. Quindi quel sistema, per capirsi, può funzionare più. Io, nel di dire che ho presentato, mi rivolgo al voto più moderno, che è il voto elettronico, credo. Per quanto dico, per ripeto, non ho la possibilità, se no l'altra cosa è andare al consolato, se non è che mi vedo molti altri. Capisco, so che è difficile, però il tema ve lo pongo. Cioè, allora dico, tenete presente che questa modifica costituzionale porterà comunque che richiede poi una resa elettorale, perché discende, questa è una modifica costituzionale che istituisce la cosa a cui si vuole la resa ordinaria, cioè la legge elettorale. Decreto. La resa elettorale sarà comunque modificata su tutta la base e sarà comunque modificata anche per ciò che riguarda il voto estero. Allora, su questo dico a questo, beh, a questa illustre assemblea, pensateci, date una soluzione, discutete,
Però vi dico, do per scontato, e do tragico quel fatto concreto e giusto, il fatto che non si possa tornare a votare un premier che sarà condizionato da un voto alterato, perché il voto deve essere libero, uguale, personale e segreto. E questo con alcune autorità non accade. Vale per questo e vale comunque per la rappresentanza degli italiani all'estero, anche su questo qualche cosa. Quando la legge tra Maggi istituì la cosiddetta superficie all'estero, era una innovazione totale, non esisteva nulla del centro del mondo, e io la trovavo molto bella. Perché cosa era il senso? Era quello di dire, ci sono questi italiani, sia per il mondo che rappresentano l'Italia, no? Oltre a noi siete italiani, ambasciatori, quale si diventa ambasciatore? Benissimo, venite, cercate di portare il mail, lo importate al Parlamento. Sta cosa è stata, tra l'altro, infettata anche da Hogan, Mocini, che fu introdotta ai tempi del governo Renzi, e poi si permette di capire l'Italia di candidarsi all'estero. Poi c'è appunto prima c'era che si sarà furbo e semente perché ho sempre la casa di offendere, se no che non si vuole, io lo so che queste cose, però quindi fanno con gente che è tutto ciò. Allora, dico che io conserverei questa cosa, cioè cosa riparerei al modello originale, cioè la circoscrizione estero ha senso se davvero eventi italiani all'estero. Non italiani in Italia o italiani con falsa dipendenza all'estero, per capirsi. Su questo ogni partito dovrebbe fare il proprio esame di coscienza. Credo che dovremmo guardare un po' come il principio dei quadresi elettorali nominali, dove il partito cerca di mettervi di io. Un po' di autocritica da parte di tutti i partiti, sarebbe bene fare questo, quindi la storia delle preferenze. Anche perché le preferenze su collegi planetari o singoli planetari, o punti rettali, le può fare soltanto chi mette una spenda di soldi, quindi io soltanto uno ricchissimo o uno che sa tutta l'organizzazione e non prende la qualità e prende l'imbroglio di solito, quindi io sarei per un sistema dove prescritto sulla scheda in cui i partiti tra l'altro mettono il meglio che hanno e dopo quelli che sanno prendere e detto questo, insomma, penso di aver più o meno illustrato le cose che ho cercato di scrivere sui due testi, che ripeto, non so, sono lo strumento, cioè ne aspetto altri esperti per ripreso, tenete presente, in Commissione Affari Costituzionali del Senato, una città terza, la legge del suo calendario. E adesso che si è finita la discussione sul premierato e prima sulla volontà differenziata, e cominceremo a discutere di cittadinanza, quindi il Parlamento comincia a lavorare. Ci sono assolutamente auspicabili le vostre critiche, o più che critiche, i contributi, le vostre idee, gli emendamenti, tutto quello che volete. Uno di voi già sa i suoi rappresentanti in Parlamento. Questa legislatura c'è ancora 3 anni, prima di 3 anni succederà sicuramente qualcosa. Quindi pensiamo, se pensate del bene, sulla cittadinanza, quello che si dà di affrontare, con un rapporto di diritti, posso darvi di testamenti, e sulla questione che vale tanto, quando siamo di arrastigliamento, sì, e comunque sulla rappresentanza di italiani all'estero, tedesco, a vari tipi di italiani. Grazie, scusate, sto guardando un po'. Grazie, sono Piacaro.